Signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, io avevo deciso in questa seduta di non intervenire, però sono stato chiamato in causa diverse volte da vari consiglieri comunali, per cui mi tocca e sento l'obbligo e il dovere di puntualizzare alcuni aspetti evidenziati dai miei colleghi consiglieri. Io non sono soddisfatto, personalmente lo dico, di come sta andando avanti questa seduta di Rosicrona, perché la richiesta sottoscritta da 8 colleghi dove si prevede il dibattito politico vuol dire che sicuramente non si deve andare avanti con battute o con giochetti, come dice il collega Manzano, ma sicuramente bisogna fare delle proposte per sollecitare il sindaco attuale a portare avanti degli obiettivi e delle iniziative nell'interesse della città. Invece, da parte di alcuni si è evidenziata la discrasia tra il candidato sindaco del centro-destra e il candidato sindaco del centro-sinistra nelle elezioni comunali del 2008. Io mi sento onorato di aver partecipato a quella competizione e di aver avuto come candidato sindaco dell'altro schieramento l'assessore attuale Casillo, per il suo peso e per la sua posizione, che sicuramente facevano sì che io avessi in caso di affermazione da parte dei nostri concittadini avessi o acquisissi qualche valore aggiunto. E mi sembra che questa battaglia sia stata soltanto una battaglia politica, portare avanti nella massima trasparenza, portare avanti nella massima serenità, anche se con poca da parte di entrambi i contendenti, hanno poi portato questo risultato che ha fatto sì che il sottoscritto per la prima volta per la città di Casoria fosse premiato a capo di una coalizione di centrodestra. Ma ahimè, soppongo ciò che era la mia condizione di centrodestra. Dopo però me ne ricorderò forse per dare qualche suggerimento al sindaco Casa e anche il consiglio comunale, il candidato sindaco, il vicepresidente e il sindaco che era stato eletto, è logico che si scontravano sempre dal punto di vista politico per cercare di far uscire da quei dibattiti qualcosa che dovesse rappresentare il valore aggiunto per la città. Si dice che questa amministrazione da un anno non ha prodotto niente. Io posso essere anche parzialmente d'accordo con qualche mio collega dell'opposizione, però noi, tranne che soffermarci sempre sulla nomina dei dirigenti, dove siamo stati anche battuti da un'istituzione che è stata, dopo che ci siamo soffermati sempre sul fatto sulle dimissioni che doveva dare l'esecutivo e non era sicuramente noi che potevamo decidere, sicuramente in un anno, e lo ripeto e lo ribadisco, non c'è stato, tranne che qualche volta, qualche proposta seria per cercare
Cattolica non ha bisogno di questo.
nella sua gestione un piano casa che deve essere in funzione allo scelto per la magistratura. Gracias.